E questo Natale, mi raccomando, non rompiamo le scatoline. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. È sempre una buona raccomandazione, ma in questo Natale soprattutto è d'obbligo che le scatoline non vadano rotte, perché saranno così belle, così tante, così multiformi che veramente sarà un peccato rovinarle durante lo spacchettamento. Ma perché? Cosa avevate capito? Come state? Siamo pronti per proseguire la nostra galoppata verso il Natale? Bene, quest'anno mi soffermerò particolarmente anche nella creazione di alcune scatoline in cui confezionare i nostri regali, magari proprio handmade. Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere la prima scatolina a forma di alberello, come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre scatoline a forma di alberello di Natale, tutte diverse, tutte bellissime. Vedete una miriade di materiale, ma non spaventatevi, ho tirato fuori tutto quello che avevo perché questi alberelli veramente. Queste scatoline potrete farlo con tutto quello che avrete nei cassetti, basta attivare la creatività. E allora, innanzitutto ci occorre, vi dico prima le cose basiche. Del cartoncino verde, io ce l'ho di due tipi, o opaco o questo qui lucido specchiato. Decidete voi quale utilizzare, va bene anche a fantasia con del verde. Potete farli anche colorati, non c'è una regola, però io, avendo immaginato fossero alberelli di Natale, preferisco farli verdi. La misura la deciderete voi, quindi al momento non vi do le misure, poi durante il video capirete. Ci occorreranno delle squadrette, ed esattamente una squadretta ed un righello, una matita, del nastrino colorato, io l'ho preso rosso, ma voi potrete decidere liberamente di che colore avere il vostro nastrino, a seconda di come deciderete di addobbare la vostra scatolina alberello. Io questi li ho presi alla Lidl. Una fustella per praticare un buco, un dotter per piegare la carta. Non è necessario avere il dotter, basta anche una penna che non scriva. L'importante è che non lasci la traccia. Quindi una base da taglio che vedete. Allora, io posso decidere di abbellire i miei alberelli con degli stickers natalizi. Questi sono presi alla Lidl, sono delle sfere di Natale, sono tutti stickers con decorazioni natalizie, quindi potrei decidere di applicare queste sulle scatoline, oppure potrei decidere di applicare degli strass. Io ne ho qui di diversificata forma e natura, ecco qui ho questi. Oppure, cosa che credo di fare, potrei decidere di utilizzare. Vi ricordate la pallina fatta con le puntine? Bene, ho utilizzato tante puntine scoperchiandole del loro cappuccetto rosso. E allora potrei utilizzare tutti questi cappuccetti per decorare il mio alberello di Natale. Sarebbe un bel modo per riciclare tutta questa plastica. Potrei decidere di usare degli stickers a forma di stella. Dei pompon, questi li potete comprare dai cinesi o da Tiger. Per simulare la stella potreste usare anche queste mini coccardine che si trovano facilmente in tutte le cartolerie. Io non so se userò queste o farò il classico fiocchetto, lo scopriremo insieme. E ci occorrerà anche un tagliabalsa e poi ci occorrerà della colla attaccatutto oppure la nostra mitica pistola per colla a caldo. Di entrambe le cose vi lascio i link nell'info box perché ogni volta mi chiedete dove compro o l'una o l'altra, vi lascio il link così potrete trovarle agevolmente. La prima scatolina la voglio fare alta 18 centimetri, quindi con la matita su uno dei margini del cartoncino prenderò 18 centimetri che sarà l'altezza di un lato, più 10 centimetri che sarà la base della scatola, più altri 18 centimetri. Faccio questa divisione 18, 10, 18 su tutti e quattro i lati del cartone. In pratica faccio un quadrato 46 centimetri per 46 centimetri, dividendolo 18, 10, 18 per ogni lato. A questo punto quindi tracciamo le linee interne. Quindi quello che avremo, non so se si vede in trasparenza, è una specie di tris con le zone centrali più strette rispetto ai quattro quadrati laterali. A destra e a sinistra dei nostri rettangoli prendiamo 1,5 cm
un centimetro e mezzo in ognuno dei nostri rettangoli. Uniamo i due punti saltando la porzione del rettangolo centrale, quindi fino a che non tocco il lato, salto e vado dall'altra parte. Ok? Anche di qua. Alla fine della nostra riquadratura avremo questo, con questo quadratino qua che sarà molto molto importante. Adesso non ci rimane che ritagliare al di fuori delle linee i quattro quadrati. Quadratini che si sono formati qua, questi li apriamo in diagonale, così, così, ok? In diagonale. Quello che avremo a questo punto sarà questa croce. Allora, nella parte sommitale interna alle braghette laterali, dove è ancora 10 centimetri, prendiamo un punto a 5, voilà, ok, e facciamo un triangolo che vada sino alla base, così, spero vediate, e ovviamente facciamo il triangolo anche della parte speculare ad essa, quindi dall'altra parte. Dal centro sino alla base. Così, ok? Facciamolo su tutti i rettangolini. Partendo da una base 10x10, quindi capirete bene che l'altezza della vostra scatolina varierà a seconda quanto facciate lunghi questi rettangolini. Quindi io li ho fatti 18, ma voi potreste farle 22, anche 45, e potreste anche allargare la base del quadrato. Quindi le dimensioni le decidete voi. Totalmente ad occhio, mettiamoci qui alla base del taglio con la nostra squadretta. Vi dico totalmente ad occhio per non fare dei calcoli geometrici che non mi pare proprio il caso di fare qui adesso. Spero riusciate a vederlo. Vedete, qui c'è l'angolo della braghetta, qui c'è il lato del triangolo. Io mi metterò parallelo, distanziato più o meno sempre allo stesso modo, così, ok? E andrò a tracciare una bella linea, così. E la farò anche dall'altra parte. Però arrivati a questo punto dobbiamo fare in modo che questa braghettina non disturbi nella chiusura, quindi prendiamo la misura del lato della braghettina, 2 centimetri, prendiamola anche dall'altra parte, altri 2 centimetri, e creiamo una sorta di triangolino isoscile, quindi con due lati uguali, così. Perché questa parte adesso dovrà andare tutta via. Vi faccio vedere. Quello che rimane sarà questo. Braghettina laterale, triangolino centrale e via discorrendo su tutti i lati. Questo lavoro dovremo farlo su tutti e quattro i rettangoli. Arrivati a questo punto, quello che avremo sarà questo, con queste linee interne che ancora non abbiamo capito perché ci sono. Prima di capire perché ci sono le linee interne, prendiamo la nostra fustellatrice, andiamo al centro e pratichiamo un buchino. Andiamo al centro di ogni lato e pratichiamo un buchino. Prendiamo un dotter e ripassiamo su tutte le linee interne. Quindi la linea del perimetro del quadrato da taglio trasversale a taglio trasversale. Un paio di volte. Uno.
delle braghette. Per far sì che le linee vengano ben praticate dovete avere una base da taglio abbastanza morbida sotto. Non lo fate sul tavolo in legno direttamente perché sennò trasferirete le linee sul tavolo e non è bello, non è bello. A questo punto potrete cancellare tutte le tracce di matita. A questo punto si può dire che la scatolina è pronta. Vi basterà fare questo lavoro, chiudere l'un sull'altro tutti i margini. Se vedete che chiudendo la braghetta fuori esce dalla stellina, non va bene, quindi assottigliatela leggermente. Questa cosa la potete fare assolutamente ad occhio, così. Quindi la nostra scatolina andrà a chiudersi in questa maniera, vedete? A forma di piramide. Ovviamente dovremo far passare il nostro laccetto e inserisco il laccetto da due lati vicini dall'esterno verso l'interno, quindi così, uno e uno, due. Così, e capo a capo faccio venire fuori dall'interno verso l'esterno sugli altri due lati. Proprio vi ho spiegato tutto, tutto, tutto. Non potete sbagliare da una parte e dall'altra. Tirate ben bene e praticate un bel fiocchetto. Sicuramente queste scatoline conterranno un regalo, quindi vi consiglio nella parte interna, se vorrete che resistano alla foga curiosa di chi riceverà il vostro presente, di mettere sempre un salvabuchi, perché questo preserverà dal tirare e dallo strappare il laccetto in maniera festosa. Quindi tutti noi tiriamo e strappiamo in maniera festosa, quindi su tutti e quattro i vertici mettiamo nella parte interna un salvabuchi se ce l'abbiamo, e questo è quello che avremo. La scatolina minimal potreste lasciarla anche così, ma noi vogliamo abbellirla. Bene, possiamo abbellirla in diversificati modi, o possiamo attaccare tanti pompon colorati e verrebbe un amore. Se la vogliamo più festosa potremmo attaccare tanti strass. Io su questa scatolina mi sa che attaccherò questi pompon con il lurex, che altrimenti sinceramente non saprei come usare, e invece su questa scatolina credo ci siano molto molto carini. Quindi punto di colla così e piano piano attacchiamo tutti i nostri pompon. Sapete cosa ho pensato? Ci metto anche qualche adesivo a forma di stellina per dare un maggiore sbrilluccichio a tutta la scatolina. Mentre nell'altro alberello metterò, ve lo dico sin da adesso, le capocchiette delle puntine che ho utilizzato nel video della sfera con le puntine, che vi allego qua, quella sfera bellissima per cui ho dovuto ripulire le puntine dalla loro testolina colorata. Bene, questa testolina in plastica, questa capocchietta in plastica non andrà buttata ma andrà riciclata nella scatolina che vedrete tra... Ed ecco qui anche l'altra scatolina, guardate che bellina. Ho messo la stellina, ho messo comunque il giro di nastrino, questa volta l'ho fatto a pois
verdi e poi ho usato le capocchie delle puntine, come avevo detto, impreziosite con uno strass, con un brillantino. Quindi appiccicate tutte con la colla e voilà, ho lasciato lunghi i nastrini così a mo' di sciarpetta per l'alberello di Natale e la nostra preziosa scatolina numero 2 è pronta per essere regalata. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Graziose le nostre scatoline, queste non possono essere rotte, sarebbe un vero peccato. Fatele in diversificate altezze, diversificate forme, l'importante è seguire sempre lo stesso metodo pur cambiando le lunghezze. Ornatele come meglio credete e personalizzatele con la vostra creatività. Io sarò felicissima di vedere le vostre scatoline, magari linkatemi su Instagram oppure postatemele sulla pagina Facebook di Arte per Te. Io spero siate iscritti sia alla pagina Facebook di Arte per Te sia all'account Instagram Arte per Te, perché lì potremo ottenere ben collegati gli uni agli altri con la nostra fantasia. E allora ragazzi, vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K, il mio canale di lifestyle e il mio canale di cucina, e naturalmente vi aspetto sempre qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione al Natale, al prossimo video, ciao!